Ciao a tutti e bentornati sul mio canale A Casa di Alfi. Voglio fare il benvenuto a coloro che si sono iscritti e un grande bacio da parte mia a coloro che mi seguono da sempre. Oggi iniziamo le mie pulizie in camera da letto, farò il cambio delle lenzuola come ogni settimana e mi andrò a cambiare coprimaterasso, lenzuola e le federe. Vado a mettere sempre la doppia federa per i cuscini perché è sempre più igienico. E metto anche la federa in coordinato al copripiumino. Poi vado a togliermi la polvere con il mio Nuncas Casanova e il mio piumino, perché non posso usare i detergenti perché i miei mobili sono dei mobili ridipinti, quindi mi andrebbe a togliere lo smalto e sinceramente mi trovo molto bene con il Nuncas Casanova perché è un antistatico davvero eccezionale, non fa sì che si riformi subito la polvere. Ora con il mio pannetto Actifibre di vetri e finestre e il mio Glassex mi vado a pulire i vetri dell'armadio, che in un lampo pulisce e asciuga, sono eccezionali. E adesso con il pronto antistatico multisuperficie e la mia scopa per togliere la polvere come il mocio, mi vado a pulire sotto l'armadio e sotto il comò perché lì non ci passa il folletto e mi tolgo la polvere. Poi vado a passare il folletto per tutta la camera. E adesso con la mia scopa a vapore Ariete vado a pulire ed igienizzare il mio pavimento della camera da letto e devo dire la verità, con un vapore oltre 100 gradi pulisce e igienizza davvero bene. Mi ci trovo benissimo. Poi c'è una manopolina che regola il vapore da vicino e quindi in base al pavimento si regola il vapore. Ora vado a piegarmi dei vestiti che da poco ho tolto dall'asciugatrice. Infatti, i vestiti che si tolgono dall'asciugatrice appena caldi possono essere piegati subito perché sono stesi, quindi escono davvero caldi e stesi, quindi non hanno bisogno di stiratura.
saw you from the distance. Hey, you. Ora passo nella cameretta di Pietro, dove andrò a rifargli il letto, poi toglierò un po' di polvere dal lettino di Pietro, passerò il folletto e poi laverò per terra con il mio rotomop. Vado a togliere la polvere con questo spray che presi all'MD, che è uno spray universale perché è buono sia per i vetri sia per togliere la polvere. Mi ci trovo davvero bene ed ha anche un bel profumo. Il lettino di Pietro è un lettino che è un divano letto precisamente, e si apre ed ha anche una doppia rete, quindi l'abbiamo preso proprio per questa funzionalità di avere anche un altro lettino. Passiamo alla pulizia del pavimento con Ace Pavimenti al profumo di lavanda, e devo dire che è davvero un ottimo detergente per pavimenti, e vado a lavarlo con il mio rotomop. E ho terminato le pulizie per oggi anche in cameretta di Pietro. Abbiamo questi vetri, è inutile che li laviamo, eh? Avete le orecchie? Mi sono cresciute le orecchie. Che orecchie grandi che hai! Me ne sono cresciute. Hai messo? No, no! Sono stata dai cinesi a Nocera, vicino al mio paese. Ho comprato dei bidoncini per l'immondizia.
uno per sopra nella camera dove stanno le ragazze e uno dove sta la camera di mamma, che tengono anche lo studio. E mo ve li faccio vedere. Ragazze, questo è il contenitore che ho comprato per mettere carte, cose così, nello studio. E un altro nella camera delle ragazze. Vedete com'è carino? Tiene pure il dolce vicino. Carino. Ho comprato pure due sciartapelle così per Pietro, perché ma fra poco è carnevale. E ci abbiamo comprato queste orecchie grandi, che mo già se le è tolte. E poi il padre ci ha comprato una pistolina che vola tipo l'aereo. Ragazze, eccomi qua, siamo giunti a fine video con la mia skincare serale. Allora ragazzi, io prendo la mia salviettina Valentina. A proposito di Valentino, tra poco è San Valentino, ragazze. Mariti, vediamo come ci dobbiamo mettere. Ho detto pure a mio marito, ho detto: Francesco, tra poco è San Valentino, vedi come ti devi mettere, mi raccomando. Comunque mi vado a struccare. Allora ragazzi, a mezzogiorno ci stavamo intossicando il pranzo, eh? Non vi dico che è successo. Si è messa a discutere con la figlia, mio marito, con mia figlia Cristiana. Perché voi dovete sapere che a mia figlia piacciono gli asiatici, i coreani, in primis. Non so come siamo usciti a discorso. Ha detto Cristiana, per il viaggio, no? Perché lei vuole fare il viaggio in Corea. Ha detto mio marito: mamma mia, perché proprio in Corea? Detto: papà, a me piacciono i coreani. Oh mamma mia, questo ha detto. Ma non perché mio marito fosse razzista, eh? Mio marito si crea il problema del linguaggio, di come dovrebbe poi parlare con un futuro genero col coreano, no? Ha detto: e come facciamo poi a parlare? Mamma mia, francese, ho detto, con i gesti parliamo, io conosco un po' l'inglese, un po' così, andiamo avanti. Se no prendiamo il Google traduttore, al momento vediamo che cosa possiamo dire. Qual è il problema? Mettiamo il caso, ha detto mio marito, mettiamo il caso, viene a pranzo qua la domenica da noi, sta qua, tu gli vuoi dire, vuoi un po' di bracioli, ah, come glielo dici? Tu, ah, Frange, ma come sei esagerato, la braciola, ma che ci dobbiamo dire, la braciola, vuoi un po' di, vuoi la bracioli, si è creato il problema, come gli dovessi dire io a lui, vuoi un po' di braciola? Cioè, non è possibile. Comunque si sono messi a discutere lei e il padre per il coreano e la bresciola. Mia mamma poi: che bello, avrò un nipotino cinesino, mi piacciono, ha detto mio marito, ma mi ci mettete pure voi. Comunque siamo andati dai cinesi a Nocera, parlando di asiatici. Ho detto: Frangè, mamma mia, quante cose qua per San Valentino, belle, bellissime, veramente, c'erano i pupazzi, le cose. Ho detto: Frangè, mi raccomando, a San Valentino mettiti bene, eh? Mio marito per i regali è il top, ragazzi. Una volta dovete sapere che era il nostro anniversario, mi mandò, diciamo che mi mandò, comunque andò dal fioraio e mi fece fare delle rose, no? Io mi sono sposata il 7 di ottobre, il 7 di ottobre è il giorno anche della Madonna del Rosario, si festeggia, chi si chiama Rosario festeggia quel giorno, no? E io tengo mia cugina Rosaria, che è la suocera di Debbie, perché conosce Debbie, che abitiamo nello stesso cortile, quindi quel giorno è il mio anniversario e il suo onomastico. Comunque mio marito andò a fare ste rose e non disse al fioraio precisamente, diciamo, dovesse portare ste rose. Comunque alla fine non fece mettere né un biglietto vicino e né niente, fece portare ste rose così. Ovviamente il fioraio, sapendo che quel giorno era la Madonna del Rosario, sapeva che mia cugina abitasse qua, bussarono a lei. Io non sapevo niente di questa cosa. Comunque disse mia cugina, mi chiamò, disse: Madonna Alfonsino, non vuoi sapere che è successo? Mi sono arrivato un fascio di rose, ma non c'è un biglietto. Io poi scherzando ho detto: lo sa, sarà qualche corteggiatore anonimo. Corteggiatore anonimo, ma qua devo vedere chi mi ha portato ste rose, chi non ha portato ste rose. Comunque una giornata intera per sapere, chiamo al mio allo genere, chiamo ai figli, chiamo qua, nessuno sapeva niente di queste rose.
Comunque io sinceramente stavo tranquilla e tutto quanto. Mia cugina nel frattempo mi richiamò: mamma mia, Alfonsi, mo con queste rose come devo fare? Sono belle, ma sai che faccio? Le metto in un vaso, è peccato, comunque dopo si secca. Sì, rosa fai bene, comunque mia cugina le mise nel vaso e tutto quanto. Venne mio marito da lavoro, si guardava attorno. Dissi: Frangi, ma che è? Perché ti guardi attorno? Ma non ti è arrivato niente? Niente, eh? Che mi doveva arrivare, scusami. Io veramente ti ho fatto fare le rose dal fioraio. Mamma mia, ricette. Allora le rose di mia cugina di Rosario, che hanno mandato a Rosario, erano le mie, erano le mie. Ricette, sì, erano per te, per il nostro anniversario. Frangè, noi da stamattina stiamo scimonando queste rose, di chi sono? E tu mo te ne vieni. Dove stanno le rose? Ragazzi. Chiamai mia cugina, dissi: Rosa, ti devo dire una cosa. Disse lei: che è successo? Rosa, le rose sono le mie. Umeron, ricette, ma tu da stamattina mi sono, sto uscendo pazzo per sapere chi mi ha fatto queste rose, le ho messe pure in vaso. Comunque, disse mia cugina, bella in cuore dicendo queste rose, perché un po' mi ci ero affezionato. No, ragazze, non è possibile. Mio marito, quando deve fare un regalo, c'è le rose senza un biglietto, si può fare. Da allora non mi ha fatto più fiore le rose, eh? Non mi ha fatto niente più. Comunque mia cugina poi dopo a malincuore mi scese queste rose, dopo alla fine, a fine serata ho ricevuto questi fiori. Mamma mia, ragazzi, chi mi ha mandato questi fiori? Chi mi ha mandato questi fiori? E quello era stato mio marito, li fa tutti lui queste cose. Comunque ragazzi, io mi sciacquo un attimo. Allora, io mi sono sciacquata, adesso metto la mia cremina della L'Oreal antirughe con collagene più 35. Comunque è stato forte il fatto delle rose. La sera ho ricevuto i fiori. Comunque dobbiamo vedere a San Valentino che cosa mi regalerà, ragazzi. Vi farò sapere. Mio marito dice che non è il giorno della festa. Per lui, anche all'improvviso, mi può portare un regalo. Ed è vero, a volte, quando pure non era niente, mi ha portato qualcosa. Lui dice: è più sorprendente. Mio marito è stato sempre sorprendente. Io sapete che gli dico: se lui mi porti il regalo. E lui dice: tu non me l'hai fatto il regalo. Amore, ti dono me stessa. Basta e avanza. Comunque, messo la crema. Adesso passiamo ai salutini, non scappate. Allora, in questo video voglio salutare l'amica Sila dalla Sardegna, che l'altra volta mi sono dimenticata in mezzo a tanti salutini. Ragazzi, io metto il commento in alto. Chi vuole i commenti, chi vuole i saluti, mi commenta lì, perché se no in altri commenti non so dove andarli a prendere, perché siamo diventati tantissimi e dopo è un casino. Poi saluto, dopo Sila dalla Sardegna, voglio salutare Antonella San Filippo. Poi saluto Susi Luongo con la figlia Sharon. Poi saluto Vincenza Di Pasquale con la figlia Laura. Poi saluto la signora Nirina Bona. Maria Cristina Cusumano con i figli Calogero Salvatore e la piccola Giovanna Gioia. Poi saluto Lina Zaffino dalla Calabria, la numero 1. Con il papà Nazareno, un bacione. Poi saluto Ripalta Taricone con i figli Cinzia, Simona e Luigi. E in questo video saluto pure mia figlia Maria Pia. Maria Pia. Eccoti a mamma, ti ho salutato. E un bacio a mia figlia. Allora, ragazze, che dire, allora, siamo giunti a fine video. Vi posso dire solo grazie di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Se vi fa piacere, iscrivetevi a Casa di Alfi, al mio canale, attivate la campanellina,
così rimarrete aggiornati sui miei video. E che dire, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video a casa di Alfi. Ciao!